Buonasera ai nostri telespettatori, bentornati ad un nuovo appuntamento con Siena in primo piano, la trasmissione di approfondimento di Siena TV che vi fa compagnia ogni giovedì. Quest'oggi il tema che vi vogliamo proporre è un tema molto sentito ma del quale spesso non si parla, vale a dire quello dei contenitori vuoti in città. Molti sono gli edifici vuoti o inutilizzati o comunque appunto che hanno fino a poco tempo fa avuto un utilizzo e adesso sono in attesa di una nuova occupazione, diciamo così. Questi edifici ovviamente hanno delle proprietà diverse, quindi su questo noi non vogliamo entrare, ma vogliamo soltanto cercare di capire cosa potremmo fare, cosa potrebbe fare la città con questo tipo di edifici. Per parlare di questo tema vado a presentare subito gli ospiti che sono con me questa sera. Inizio qui dalla mia destra, abbiamo l'ingegnere Agostino Milani, buonasera. 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 Poi abbiamo l'architetto Massimo Mazzini. Buonasera. Buonasera Massimo. E poi abbiamo Massimo Brogi. Buonasera a tutti. Agente immobiliare, molto buonasera. Conosciuto. E poi abbiamo Andrea Tanzini, presidente buonasera. Di Ance Siena. Buonasera. Partiamo subito, entriamo subito nel vivo del nostro tema. Siena è una città che si basa sul centro storico e proprio all'interno del centro storico ci sono molti di questi contenitori vuoti, molti edifici inutilizzati. La prima domanda vorrei farla proprio all'architetto Massimo Mazzini. Ecco, quanto è difficile trovare un nuovo uso? Come è difficile, quanto è difficile riusare uno spazio progettato per un'altra destinazione? Beh, io credo che sia opportuno fare una premessa in questo senso, visto il tema del dibattito di stasera. Credo che una reale strategia debba avere come obiettivo primario quella della riduzione drastica dell'occupazione di nuovo suolo, e questo è un dato di fatto, quindi questa nuova sensibilità ormai esiste ed è giusto che sia così. Però credo che il riuso o anche la rigenerazione urbana, come la chiamiamo adesso, a tutti gli effetti debba in qualche modo partire da tre presupposti. E i tre presupposti che sono inderogabili in questo momento sono, da una parte, un livello di burocrazia che è estremamente elevato. Quindi noi bisogna agire, almeno nel recupero, almeno nel riuso, abbassando questo livello. Dall'altra parte dobbiamo comunque arrivare a una liberalizzazione di quelle che sono le destinazioni d'uso, senza stravolgere niente, nel pieno rispetto di quelli certo. Che sono i contenitori, però al tempo stesso questa liberalizzazione al fine di sfruttare tutte quelle che sono le superfici disponibili, quindi senza aumenti di volume, senza stravolgere i contenitori, ma sfruttando tutto quello che è possibile. Il terzo punto che io ritengo inderogabile è quello dell'ampliamento della defiscalizzazione, cioè gli incentivi che possono agire su più piani. Da una parte ovviamente estendere quella che è la potenziale platea di coloro che usufruiscono, ci sono normative approvate e prorogate anche di recente che in qualche modo incentivano questa tipologia di interventi, ma occorre ampliarlo, occorre estenderlo al settore terziario, al settore commerciale, al settore produttivo affinché tutti possano utilizzare questa possibilità di sgravi fiscali. Dal punto di vista della burocrazia, ovviamente siamo a un livello di impantanamento totale, perché a tutti gli effetti anche le recenti normative, la legge Madia, la legge di semplificazione sul paesaggio, di fatto non hanno portato a niente. Non aiutano. Non aiutano assolutamente. E quindi per noi professionisti, per gli operatori commerciali, per gli imprenditori, per i semplici cittadini, ci troviamo veramente a un sistema di ingolfamento incredibile. Quindi noi abbiamo bisogno subito di quelle che sono tempi certi e regole chiare affinché si possano promuovere tutti gli interventi di recupero, di riuso e di rigenerazione urbana. Ecco, ingegner Milani, perché è così difficile a Siena trovare un nuovo uso per questi contenitori? I punti che ha detto l'architetto sono un motivo? Certamente sì, è un motivo. I problemi che si trovano a affrontare una pratica edilizia
sono enormi, però poi a una conclusione ci si arriva, e questo pur con difficoltà. Secondo me il problema grosso è avere un'idea di città per cui abbia un senso fare questi riusi, queste cose, perché se certi edifici, certi contenitori si trovano oggi ad essere abbandonati è perché c'è stata una perdita di funzioni nella città che in qualche modo debbono essere sostituite o reintegrate, però chiaramente non è che se una funzione è scomparsa è perché solo per pigrizia, è perché è cambiata la realtà e la città non ha saputo adeguarsi a questa nuova realtà. Allora quindi, a mio avviso, ci vuole innanzitutto un progetto di città che faccia emergere dei bisogni per cui il riuso di questi edifici abbia un senso. Ecco, io credo che prima di tutto bisogna cercare cosa facciamo di questa città. A quel punto i grossi contenitori possono avere anche una funzione strategica. Poi dopo io non sono d'accordo con l'architetto o perlomeno sono d'accordo solo in parte, perché io sono molto più liberale in tal senso. Se c'è bisogno di modificare anche sagoma e volumetria, purché serva? Parlando del centro storico. Sì, ma anche del centro storico, certo. Se un edificio ha una definizione ben precisa è inutile andare a introdurre ulteriori elementi. Però, ecco, come nel passato non si sono vincolati particolarmente a quello che era stato il passato, certo. Anche oggi lo fai. Certo, c'è una sensibilità differente oggi rispetto al passato e la conservazione è molto importante, però accanto alla conservazione dobbiamo introdurre l'innovazione, tutto nel quadro di un progetto di città che al momento non c'è. Ecco, io... al momento. E poi arriviamo anche a questo. Passiamo a Massimo Brogi. Ecco, poi cercheremo anche di fare qualche esempio di questi contenitori, ma in generale, scendendo sul mercato, qual è il mercato di questi grandi contenitori? C'è richiesta? Allora, c'è soprattutto una richiesta per ritornare nel centro storico, perché in realtà non è mai stata, diciamo, non è che non c'era prima, probabilmente anche i costi del centro storico erano tali che spingevano molti a andare nelle prime periferie. Il punto potrebbe essere importante proprio per far rivivere questa città appieno, perché voglio dire, in realtà se la città, noi si sta parlando di progetti, di insieme giustamente a lungo termine eccetera eccetera, però è anche vero che tutti questi progetti poi hanno come soggetto principale il cittadino e coloro che abitano, perché altrimenti si svuoterebbe. Il problema di questi contenitori sono spesso di soggetti terzi o enti o privati o banche eccetera eccetera, con i quali bisogna fare i conti, perché noi possiamo fare tutte le progettazioni che vogliamo, possiamo avere tutte le idee eccezionali che ci vengono in mente eccetera, però poi bisogna comunque andare da questi soggetti e capire, certo, qual è il rapporto economico e con il quale dobbiamo in questo, cioè non si può dire si prende il contenitore e si trasforma, è vero, però bisogna anche parlare con il proprietario e vedere qual è la forma, i costi di questa operazione. Ora, che uno degli elementi secondo me molto importanti è anche capire la velocità con la quale l'amministrazione riesce a dare delle risposte a dei progetti, perché poi il problema dei costi si affronta, certo. Può essere una compartecipazione del proprietario con il cittadino, può essere una forma di cooperativistica dei contradaioli della tale contrada che si mettono insieme e in qualche modo possano formare una struttura snella, economica, eccetera. Però quello che mi è sembrato di capire e di vedere, questo insomma i tecnici che tutti i giorni solcano e hanno questa problematica, è quello di avere
dall'amministrazione comunale, ma non perché non vorrei essere frainteso, l'amministrazione non vuole dare risposte, probabilmente c'è una normativa nazionale, regionale e anche, voglio dire, regolamento comunale che allunga i tempi di risposta, e sui tempi di risposta è fondamentale, perché io un'operazione non la posso pensare oggi e realizzare fra 10 anni, perché fra 10 anni i presupposti per i quali io ho pensato questa operazione può darsi non siano più vivi. Quindi la prima domanda è cercare di, è vero contenitore, ma avere un dialogo insieme a quello che è anche il dominus di tutto questo, che è l'amministrazione comunale, con il quale dobbiamo fare comunque i conti. Certo. L'aspetto economico, allora, la ricerca di contenitori che conosciamo più o meno tutti, ora io non vorrei fare tanto, certo, se no poi si fa i soliti discorsi, eccetera. Il punto vero è che c'è un'attenzione della nostra città, dei nostri cittadini, dei nostri concittadini a cercare di riviverla in qualche modo, perché è più comoda, anche se, ripeto, essendo senesi si sa che vuol dire stare nel centro storico, le ZTL, ma che vanno a vantaggio anche della qualità della vita. E sulla qualità della vita mi permette anche di dire che in tutto questo progetto, come diceva l'ingegnere Milani e anche Massimo naturalmente, va ripensato anche il progetto di città, certo, perché se io comincio ad avere contenitori, a trasformarli, a portarci le persone e farci 2000 locali che stanno aperti fino alle 5 di mattina, non si è fatto niente. Poi, ma, ora, io non voglio fare polemiche, ma si creano, dire, altri tipi di, si creano altri tipi di, e quindi credo che una città che si muove con una, diciamo, anche con un obiettivo ad oggi che è sempre più quello dell'accoglienza, del turismo, certo, di qualità, eccetera, vada in qualche modo inquadrata in questa, anche in una città che riesce a dare sicuramente un servizio, a dare anche delle risposte serali, ma insomma tenendo conto anche delle esigenze dei cittadini che tutti i giorni si devono alzare e andare a lavorare. Ecco, Andrea Tanzini, Massimo Brogi ha parlato di alcune possibilità, no? Ha parlato di frazionamenti anche per queste grandi strutture, però se pensiamo a questi grandi contenitori ci viene subito da pensare anche a grandi investitori. Ecco, la nostra città può attrarre questo tipo di attività un po' più grandi, diciamo? Siena ha il suo fascino, ma l'attrazione degli investitori, soprattutto quelli stranieri, sconta le difficoltà che hanno detto finora chi mi ha preceduto. Considerate che un fondo di investimento aggiunge 5 punti sul rendimento dell'investimento solo perché è in Italia. Questo perché i ritardi, i tempi che si allungano sono elementi di criticità, e soprattutto anche la mancata certezza degli atti amministrativi, che quando inizia un percorso di questo genere di riuso di uno spazio si possono interrompere oppure addirittura essere revocati. Però io vorrei fare un ragionamento, essendo presidente di un'associazione dei costruttori, va ritrovata la professionalità di tutti, perché il discrimine principale è sempre stato il prezzo. Quando uno si appresta a acquistare un immobile, a fare una valutazione, l'elemento economico, diciamo, non sempre l'elemento economico è il valore dell'immobile, quindi il tema di come si riapproccia a pensare a una città è proprio dandogli valore. Faccio un esempio sciocco: il petrolio è valutato in barili, ma il barile vale finché c'è il petrolio dentro, tolto il petrolio il barile non ha più valore. La città è così: se gli si tolgono le funzioni, se gli si toglie la voglia di vivere la città, di frequentarla, di offrire servizi, di essere presente, contemporanea, Siena ha, credo, una difficoltà storica, cioè di essere, di sapersi adeguare ai tempi. A volte ha chiuso le sue porte a tante trasformazioni, penso agli studenti, per dire, addirittura la stessa università per stranieri ha delle esigenze di accogliere, però magari la scelta coraggiosa di individuare luoghi e pianificare con funzioni e servizi accessori chiede un impegno politico di lunga visione. E questo purtroppo non c'è. Quindi attrarre gli investitori solo se si riesce a creare le condizioni a supporto, mettendo professionalità,
partecipazione e pianificazione di lungo periodo, 15 anni. Io sto frequentando ora un seminario proprio sulla rigenerazione urbana, perché come associazione ci vogliamo specializzare maggiormente come operatori economici. E mi portavano l'esempio di Torino, che al di là delle ideologie, di tutte le diciamo, considerazioni politiche, però il sindaco negli anni fine 80 fece un piano a 20 anni, il suo mandato non durava 20 anni. E oggi Torino ha nella rigenerazione urbana, nelle case di quartiere, creando appunto di vecchie zone industriali nuova vita, ma perché è stata una scelta fatta 20 anni prima, cioè sono purtroppo scelte che hanno i loro effetti nel tempo, diciamo, non è una cosa così immediata. Di quello che abbiamo anticipato prima, certo. Quindi una idea anche di cosa questa città vuol fare, insomma, di certo. Programmazione, eccetera. Questo tipo di edifici che poi rimangono vuoti, rimangono inutilizzati, spesso creano anche una situazione di degrado. Noi siamo andati a vedere, anche se questo non è proprio all'interno delle mura, ma è nella zona di Vico Alto, quindi prego la regia di trovare questo servizio, perché il catasto, come sapete, ha cambiato sede, ma proprio fino a pochi giorni fa alcuni uffici erano rimasti all'interno di questo edificio, edificio che però non versa in buone condizioni. Andiamo a vedere. Oggi è stato il primo giorno di chiusura della sede storica del Catasto Cittadino nell'imponente palazzo in via Liguria 4. Gli uffici sono infatti stati spostati nella zona di viale Toselli. Questo però è solo il risultato di un lento processo. Una parte dei dipendenti infatti era già stata inglobata dall'organico dell'Agenzia delle Entrate. Anche se il palazzo è stato sgombrato solamente pochi giorni fa, dà l'idea di versare in condizioni di totale abbandono. Attorno ai muri esterni, infatti, sono presenti resti o residui di un'incompiuta opera di ristrutturazione. Qui si trovano travi di legno marce, impalcature fatiscenti, ricoperte da teli di nylon distrutti da agenti atmosferici. Basta scrutare più da vicino la struttura per vedere come qui vengano abbandonati rifiuti di ogni genere, dal pacchetto di sigarette al pancale di legno. La situazione non migliora sul retro, dove il cortile è ricoperto da foglie secche, oltre che ulteriori rifiuti. Non si sa quale sarà il futuro dell'enorme palazzo, ma quello che gli abitanti della zona temono è che diventi una cattedrale nel deserto. Beh, è un po' quello che dicevamo, no? Questo tipo di situazioni poi portano a situazioni di degrado, poi ne vedremo altre. Io riparto da Andrea Tanzini. Ecco, prima ci ha detto qualche possibilità, qualche idea, ma nel concreto per provare ad attrarre questi investitori, per provare a utilizzare in qualche modo questi diciamo edifici grandi, cosa si potrebbe fare in poche parole? Non c'è una ricetta immediata, però innanzitutto un censimento. Perché avere un catalogo della conoscenza dei luoghi e delle situazioni anche al loro contorno, perché l'edificio non ha una sola vita, cioè tutto ciò che è intorno, le infrastrutture, i servizi connessi, generano attrattività a seconda ovviamente di quali servizi ci sono. L'altro aspetto è un partenariato pubblico-privato, cioè questi edifici non hanno solo l'interesse del singolo privato proprietario, ma rivestono a mio avviso proprio una esigenza pubblica, di pubblica utilità, tant'è la legge già dal 1 gennaio, la legge di stabilità, ha ammesso che fra gli oneri di urbanizzazione, quali sono le destinazioni degli oneri di urbanizzazione? Ora è vero, si costruisce molto meno, quindi l'afflusso di oneri nelle casse comunali è ridotto, però fra i vari punti c'è anche quello della rigenerazione urbana, quindi destinare risorse degli oneri derivanti dagli oneri di urbanizzazione al fine di agevolare processi di rigenerazione urbana con l'intervento pubblico e privato, credo che sia un esempio necessario per individuare la giusta direzione, cioè ci vuole una cabina di regia chiara, lungimirante, fra pubblico e privato, perché facendo un censimento si individua soprattutto quali sono le possibili azioni. Certo. Poi chiaramente gli investitori, c'è una fiera internazionale che si chiama MIPIM, non per fargli pubblicità, però è un luogo dove solo il biglietto costa 1200 euro, ci vanno solo gli addetti ai lavori, però un'amministrazione potrebbe presentare il suo catalogo, chiamiamolo così, di aree con percorsi già pianificati e attrarre investitori da tutto il mondo. Cioè, certo è che non è una cosa che si fa
con uno schioccare delle dita, insomma. Certo. Ecco, oggi tra l'altro ancora di più perché veniamo da una crisi lunghissima e tanti che si sono affacciati al settore delle costruzioni, tra virgolette, dico improvvisandosi immobiliaristi, alcuni si leccano le ferite, quindi non è che fare il nostro lavoro, per questo dicevo la professionalità è molto importante. Certo. A tutti i livelli, sia per chi progetta, chi pianifica, il project manager che deve fare un piano economico finanziario sostenibile, e deve essere sostenibile veramente. Certo. Una volta si diceva più 40%, tanto le case si vendono lo stesso, no? Ora bisogna mirare bene, e tra l'altro la rigenerazione è un tema anche per i contenitori pubblici interessante, perché questi possono essere messi a bando con manifestazione di interesse, quindi si può attrarre gli investitori proprio stimolando l'iniziativa privata con il partenariato pubblico-privato. Certo, Massimo Brogi, abbiamo visto in alcune città, in alcuni casi anche a Siena, ma ecco, tra i vari settori, no, che possono essere interessati a questo tipo di contenitori, ci potrebbe essere quello degli alberghi di lusso. Esiste a Siena una richiesta in tal senso? Allora, per riprendere un po' quello che diceva il Presidente Sanzini, ma il problema è che gli investitori hanno bisogno di un reddito. Cioè, nel senso, noi facciamo un investimento e deve corrispondere ad una redditività. I contenitori intanto non sono tutti uguali, non sono collocati nello stesso diciamo, area geografica, e quindi bisogna diciamo, in qualche modo scindere questi fabbricati e cercare su questi fabbricati di individuare meglio quale può essere la funzionalità. Il discorso dell'albergo di lusso in assoluto potrebbe anche funzionare, però coloro che vengono in un albergo di lusso si aspettano anche una città che è meravigliosa, internazionale, quando te sei in qualunque parte del mondo e dici Siena, tutti la conoscono, però magari... Abbiamo parlato di albergo, questo era l'albergo Toscana. Stavo al Toscana. Potrebbero, il problema del, per esempio, il Toscana, che è un posto, un albergo centralissimo con delle vedute straordinarie, che ho avuto modo di visitarlo, insomma, poi è un problema di investimento e redditività, cioè nel senso, quindi, diciamo, in assoluto noi possiamo fare tutto, sì, con il sentimento, ma chi, cioè, fa investimento lo fa, quindi, in maniera più... Cioè, quindi diciamo, chi arriva a pensare a un investimento del genere spesso poi si ferma perché non è detto che ci sia, cioè, poi un... No, il punto secondo me è questo, quanto è la presenza... Di un certo tipo di turismo, cioè quanti sono i giorni di presenza o le ore di presenza che il turismo ha in questa città, perché alla fine chi fa un investimento bisogna, e chi propone, noi diciamo l'albergo forse più blasonato fra virgolette abbiamo è il Continental. Certo. Che è passato di mano, mi sembra, un paio di volte, perché evidentemente non riesce a trovare nel quadro economico diciamo, quelle risposte di cui forse si erano. Allora, bisogna domandarsi, io non è per ritornare indietro, ma domandarsi anche come vediamo questa città, cioè che cosa proponiamo a questa città, perché alla fine io vengo, cioè il mondo è pieno di soldi, cioè paradossalmente il mondo è pieno di soldi, oggi abbiamo la parte asiatica che è forse la parte più importante, dove a parte i miliardi di persone che sono, quindi ci saranno milioni di miliardari e si muovono con snellezza, però comunque te qualunque posto può venire, non è che ci puoi stare un giorno, in un giorno vedi tutti i musei senesi, cioè, poi riparti. Certo. Io credo che con queste prospettive sia difficile anche trovare chi, anche con diciamo, grandi passioni, può fare questo investimento, quindi alla fine forse vanno a Firenze. Sì, cioè, volete, se ho letto sul Corriere, scusate, ho letto sul Corriere della Sera, certo, qualche giorno fa, che l'ambasciatore americano ha invitato 20 investitori americani per far conoscere, cioè evidentemente stanno puntando su qualcosa, no? Ma non è una critica alla città, non vorrei essere, è una città che adoro, secondo, certo, me è a misura d'uomo, e quindi anche questa storia dei contenitori, cercare di riqualificarli significa anche il controllo sociale sulla città, perché lo stiamo forse perdendo su certe cose, eccetera, eccetera.
Però bisogna capire che chi mette un euro vuole essere remunerato. Certo. Allora, noi abbiamo le condizioni generali. Quindi cosa possiamo offrire, diciamo così? Poi la qualità degli imprenditori, la qualità del fabbricato, la posizione, non ci manca niente. Certo. Certo. Allora noi ci fermiamo perché il discorso è molto interessante. Una piccolissima pausa, ma torniamo subito insieme, sempre su Siena TV, per continuare la nostra chiacchierata sui contenitori vuoti. Restate con noi. Bene, torniamo insieme amici di Siena TV per continuare con Siena in primo piano. L'argomento di questa sera, come avrete sentito, riguarda gli edifici inutilizzati, i famosi contenitori vuoti all'interno di Siena, della città, e anche subito all'esterno. Tra poco vedremo anche altri esempi. Noi continuiamo con i nostri ospiti, la nostra interessante chiacchierata, e torniamo a Massimo Mazzini, l'architetto Mazzini. Ecco, all'estero succede che spesso ci sono dei locali, anche industriali, che vengono poi adattati ad appartamento, i famosi loft, diciamo così, che è un qualcosa anche, diciamo, un po' di moda, no? Ma a Siena questo succede? No, assolutamente. Noi abbiamo un tessuto urbanistico che è completamente diverso e quindi ha una specificità che non consente questo tipo di realizzazione. Vedendo quel servizio che di prima su Vico Alto, mi è ritornato alla mente le parole di Italo Calvino, no? Che ogni città prende la sua forma dal deserto a cui si oppone, e quindi legittima la preoccupazione di questi abitanti, che ovviamente si trovano di fronte a un ulteriore contenitore dismesso in condizioni di degrado, forse di abbandono, perché poi i livelli di degrado ovviamente tendono ad aumentare, e più aumenta e più ci sono problemi di natura sociale, di natura economica, certo, di natura di recupero. Certo. Credo quello che si diceva prima, la realtà produttiva a Siena è ben altra cosa, e i contenitori di tipo produttivo, industriale, artigianale non possono trovare motivo di recupero sotto questo tipo di destinazione. Certo. Credo che invece si possa fare molto per la rigenerazione e il recupero del centro storico, come si diceva prima, andando a recuperare quelle che sono le superfici attuali. Penso a molti sottotetti, penso a molte locali mansarda, penso a dei soppalchi, che sembrano poca roba ma rischiano di implementare molto la disponibilità di superficie utile, come dicevo prima, senza andare ad alterare minimamente quella che è la configurazione morfologica e tipologica degli attuali palazzi. Credo che la strada da seguire sia più questa. Cioè, quindi all'interno di alcuni palazzi, diciamo, esistenti possiamo recuperare altri spazi. Le superfici che sono già disponibili. Quindi basta alleggerire quel carico, diciamo, di burocrazia che c'è, basta incentivare questa forma di recupero e trovare appunto in maniera collegiale fra i vari operatori, fra i vari anche i privati cittadini che hanno necessità spesso di fare una camera ulteriore per il figlio, uno spazio in più, e quindi il recupero, secondo me, oltre ai contenitori che sono di vitale importanza per la città, ma deve essere anche un recupero generalizzato, cioè esteso a tutto il territorio. Ecco, questo ingegnere, questo che diceva Massimo Mazzini è una strada, sì, possibile. No, è possibile, però io credo che il problema dei contenitori si risolve, appunto, tornando al discorso di recuperare funzioni. E recuperare funzioni significa, a mio avviso, anche di uscire da un certo tipo di mentalità chiusa, chiusa in se stessa, molto spesso autoreferenziale, e riprendere un po' la vocazione storica di questo territorio, di questa città, perché questa città è nata come capitale di un territorio più vasto. Poi dopo c'è sta la storia, ha fatto perdere certe caratteristiche della città, poi dopo i comuni hanno tornato a essere isole chiuse, però la città è nata come capitale, perché è nata come capitale di un territorio più vasto. Ecco, per cui tornare all'antica vocazione, non c'è bisogno di annettere gli altri, ma cominciare a pensarsi come una metropoli policentrica, che articolata su tanti centri che sono i comuni.
tutti ugualmente importanti, forse Siena come capoluogo storico è più importante, per cui mettere a disposizione queste cose di un intero territorio, cioè di una dimensione più vasta. Forse in quel caso è più facile trovare anche nuove destinazioni a questi contenitori, perché si riparte sempre lì. Poi dopo il fatto tecnico, come se si può recuperare un volume attualmente non utilizzato, come si fa a recuperare, però cioè, non è secondario, è importante, è importante, però la tecnica arriva sempre dopo, no? Prima ci vuole una volontà di non volere l'impossibile, però una volontà di realizzare certe cose, poi dopo arriva la tecnica, però bisogna guardare un po' più in grande, perché se no i volumi, che sono tanti, anche quelli del demanio che non sono stati menzionati ora, ma se si pensa al distretto militare, al Santo Spirito, che è stato utilizzato per un edificio di prestigio storico, utilizzato per un carcere, per poche celle, dove ci piove, per cui si sottrae un bene alla città, oltretutto si conferisce a un'amministrazione giudiziaria, non so come si chiama quella delle carceri, insomma, l'amministrazione dei locali fatiscenti, che nessuno dice, bene, si potrebbe risolvere il problema con reciproca soddisfazione. Però ci vuole un'idea di cosa farne di queste cose. Certo. Allora, noi ci vediamo un altro di questi edifici. Siamo andati a curiosare alla scuola Alfieri, uno dei temi di quali si parla da anni. Noi siamo andati sul posto a vedere qual è la situazione. Da anni l'ex scuola Alfieri si trova nel degrado. Vetri delle finestre rotte, scritte nei muri e intorno solo sporcizia, buste, secchi, cartoni e rifiuti di ogni tipo. Quella che era una scuola è ora un edificio completamente abbandonato, senza nessun tipo di cura. Negli anni l'edificio, non avendo cancelli e divieti di accesso, è diventato luogo per senza tetto e molte sono state le polemiche dei residenti. La storia dell'ex Alfieri inizia alcuni anni fa, quando, tolta la scuola, questo non ha più trovato una propria destinazione. Inizialmente l'edificio doveva essere utilizzato per servizi sociosanitari, ma poi nel 2015 il bene tornò nel patrimonio disponibile del comune. Proprio alla fine dello stesso anno il comune di Siena ha venduto il bene a Unicop Firenze per una cifra di 2.816.000 euro. 5.200 metri quadri in cui si sarebbe dovuto realizzare un nuovo supermercato per sostituire quello più piccolo di via Celso Cittadini. Una risorsa importante per gli abitanti della zona dell'acqua calda. Peccato che dopo più di due anni non è visibile nessuna traccia di tutto questo. L'ex scuola Alfieri è stata recintata, sono presenti cancelli e cartelli con divieti di accesso, cosa che ha limitato l'ingresso di senza tetto nell'edificio, ma il degrado e la sporcizia continuano a circondare la zona. L'edificio è nelle stesse condizioni due anni fa e i lavori per il nuovo supermercato non sono mai iniziati. La cittadinanza si chiede quindi il perché Unicop Firenze abbia acquistato un edificio ad un prezzo anche più alto di quello d'asta, che ammontava a 2.240.000 euro, per poi abbandonare il progetto per più di due anni senza aver mai iniziato i lavori, e soprattutto se l'ex scuola media Alfieri, circondata dal degrado ormai da anni, riuscirà mai a trovare il proprio destino. Questo era un altro esempio che abbiamo visto nel nostro servizio. Ecco, vorrei fare una domanda un po' a tutti i miei ospiti. Questo tipo di edifici, no? Poi lasciamo, non facciamo esempi particolari, perché poi qua c'è la proprietà dell'Unicop, dall'altra parte ci sono altri proprietari, ma in generale per chi sono poi un costo? Solo per i proprietari o anche per tutta la collettività? Iniziamo da Massimo Mazzini. Beh, io credo che sia un costo per l'intera collettività, questo è un dato evidente, perché il degrado che vediamo in questi edifici ovviamente si estende a tutto il quartiere, che io conosco molto bene e che quindi rende invivibile l'intera zona. Quindi, per quello che ti dicevo prima, quello può rappresentare un'uscita da questo stallo in cui siamo arrivati. Però occorrono risorse, occorrono in qualche modo una progettualità e delle destinazioni in particolare. Questo fortunatamente è nato per avere la destinazione commerciale, però nonostante questo non riusciamo o non riescono a farlo partire. C'è da domandarsi davvero le motivazioni che sono alla base di questo insuccesso allo stato attuale. Massimo. Dunque, stavo pensando solo che chiaramente è un tema di una complessità enorme, non è che si può derimere in quattro battute.
Certo, però ogni contenitore è ubicato in una zona della città e forse il tema è anche quello di capire nelle singole zone, perché noi senesi sappiamo bene che è tutta uguale, ma non tutte le zone sono uguali, di capire quali potrebbero essere le funzioni più idoneo per il recupero, perché oggi il Comune di Siena si sta dotando o rinnovando di uno strumento urbanistico importante, dove dovranno essere anche individuate o modificate, perché essere all'acqua calda, essere a Vico Alto o essere in Via dei Pispini non è la stessa cosa. Certo. Non ha le stesse finalità, non ha le stesse pulture. Quindi credo che anche l'elasticità con la quale si riuscirà a dare una linea di indirizzo potrà aiutare poi eventualmente anche l'investimento. Cioè, vuol dire, se io continuo a tenere la caserma dei pompieri a Pompieri, è evidente che, cosa è già stata cambiata, peraltro non vorrei essere frainteso, solo un esempio, è evidente che non ci sarà nessuno che si preoccuperà di fare questo, oppure se voglio fare un centro commerciale a Vico Alto, evidentemente non è questo il punto. Io credo lo studio dei fabbricati e della loro destinazione più congeniale per la zona possa aiutare poi a fare l'investimento. Però è un po' quello che diceva prima, certo, il censimento, no? Il problema, sì, il censimento, ma anche poi su questo censimento non dire che ci sono 20 fabbricati, e di questi fabbricati in quella determinata zona qual è la funzione che è più idonea. Quindi io credo l'amministrazione comunale, che in qualche modo fra pochi mesi si rinnoverà o rimarrà, non lo so, insomma verrà comunque, è un tema sui quali da espletare velocemente, perché questo non porta anche non solo una riqualificazione urbana eccetera, ma porta soprattutto fonti economiche importanti nella città, c'è un ricambio, cioè significa far ripartire una parte, far ripartire, dico una cosa che sanno tutti, ma la parte dell'edilizia vuol dire un motore importante per tutti, dalla prima progettazione all'ultimo che vende la lampadina, c'è un mondo dietro, certo. No? E in questo mondo si possono individuare aree forse più adatte a funzioni, che ne so, economiche, aree più adatte a funzioni abitative, ma soprattutto questa città bisogna cambiare, cioè non diventi una città museo, perché poi si rischia anche di fare questo, no? E quindi riviva certi aspetti, naturalmente compatibilmente con i tempi che si ha. Andrea Tanzini, quindi riprendiamo un po' questi due punti. Io vorrei fare una piccola provocazione in questo dibattito, vedendo anche un po' il video, ma sarà opportuno anche pensare a delle demolizioni. Ora ne abbiamo un altro, ne mandiamo un altro. Alla fine quello che diceva Massimo è, diciamo, anche quello che il piano strutturale fa, cioè il piano strutturale deve valutare gli andamenti, ha una vigenza proprio perché le esigenze possono cambiare, quindi porre rimedio, però manca quel coraggio necessario di dire bene, questa funzione, questo edificio si demolisce, questa volumetria si trasferisce in un altro luogo e lì ci si fa un'altra cosa, perché il mantenere sempre poi alla fine genera un ingessamento, perché chiaramente, certo, non so nel caso specifico, ma mi immagino un centro commerciale avrà bisogno di parcheggi, avrà bisogno di viabilità, avrà bisogno di servizi e quindi poi non è solo l'edificio che ha quella funzione, ma poi diventa un'area. Sulla questione anche della cinta intorno, no? Della cinta muraria intorno alla città, i piani regolatori spesso la chiamano la zona rossa, cioè fanno una riga rossa dove non si può estendere l'edificato. Però all'interno di questo, io non dico di andare a costruire le campagne, a tutt'altro, dico però magari le funzioni in maniera razionale vengono ripartite per le infrastrutture che ci sono, banalizzo, ma insomma, a volte nelle zone industriali manca l'acqua, manca la rete, manca l'energia elettrica e si fa una zona industriale, ma com'è possibile che poi una fabbrica ci venga realmente se non ci sono tutte le infrastrutture? Quindi avere un pizzicotto in tutti i comuni di un po' di aree industriali, magari razionalmente, come diceva anche l'ingegnere,
ingegnere valutare l'interezza della provincia e quindi fare piani intercomunali dove magari l'infrastruttura presente consente l'insediamento di attività industriale, penso alla Valdelsa per dire, magari altri tipi di servizi in determinate altre aree renderebbero veramente attrattivo per l'investitore, altrimenti si rischia solo di trovare a chi dare il cerino in mano, perché poi alla fine c'è stato un acquirente e 2 anni che però non ha realizzato o messo a frutto il suo investimento. Certo. È anche vero quello che è stato detto prima, ritorno un attimo all'ingegner Milani, vale a dire che questo tipo di riuso, no, riadattare questi edifici, non so, tipo per esempio da industriale ad abitativi, potrebbe dare impulso anche a molte attività e a molti professionisti, cioè sarebbe un quello che si diceva prima, vale a dire un lavoro anche per molte persone. Sì, certo, no, questo senz'altro, però riparto, bisogna motivare gli imprenditori a fare questa operazione. Tempo nel 2010, forse prima, insomma, quando sono stato consigliere comunale, era in corso l'elaborazione del regolamento urbanistico, feci la proposta di utilizzare il metodo della rottamazione, anche inserire, insomma, no? Inserire la rottamazione edilizia e la rottamazione urbanistica. Questa proposta fu accolta, elaborata dall'ufficio del regolamento urbanistico, e questa diventò operativa nel senso che alla rottamazione edilizia, cioè un edificio non ha più qualità che magari di quelli costruiti negli anni 50, subito dopo guerra, e che presentavano carenze sia dal punto di vista architettonico, sia dal punto di vista strutturale, sia dal punto di vista del consumo energetico, veniva dato un premio, mi pare, del 25%, ricominciando, e se questa rottamazione si estendeva a un comprensorio che diventava rottamazione urbanistica, cioè il premio, l'incentivazione saliva. Poi questo regolamento urbanistico fu approvato definitivamente mi sembra gennaio-marzo del 2011, cioè quando si entrava in un clima dove nessuno più costruiva niente, il regolamento urbanistico è rimasto inutilizzato perché si riferiva a un altro mondo, d'altronde era nato nel 2003, per cui era veramente un altro mondo. Quando fu consegnato era imbarazzante perché si parlava di altre cose, però ripartire anche dalle incentivazioni e dare un premio a chi recupera, tanto come diceva appunto Broci, chi investe vuole essere remunerato. Cioè, sono operatori economici, giocano sull'investire e guadagnare, insomma. Bene, allora noi ci vediamo un altro dei servizi che abbiamo preparato, in particolare quello di San Miniato, dove anche lì siamo stati circa un anno fa a vedere la situazione, ci siamo tornati perché la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata, vediamo. A distanza di un anno dall'ultimo servizio, siamo tornati nuovamente con le nostre telecamere a San Miniato per verificare la situazione nel quartiere. In Piazza della Costituzione, purtroppo, la situazione è tale quale ad un anno fa, anzi, forse è peggiorata. L'edificio semicircolare al di là della strada è ancora chiuso, nessun lavoro è stato fatto e le recinzioni del cantiere in alcuni punti sono state divelte. All'interno, infatti, si può notare la presenza notturna di persone, con le scritte che campeggiano su tutti i muri. Sporcizia, vetri rotti e vegetazione incolta testimoniano lo stato di degrado dell'edificio. Ed anche il parcheggio sotterraneo è purtroppo ancora chiuso, è un ricettacolo di rifiuti di ogni tipo, come sedie rotte, pezzi di legno, sacchi della spazzatura e altro ancora. Insomma, una situazione che dopo un anno dal nostro ultimo servizio è purtroppo andata a peggiorare. Semmenato ci sono tante cose da fare, da risolvere, non fanno mai niente, raramente fanno qualche cosa e poi abbandonate. Franata la strada, si cammina per traverso, è tutta abbandonata.
si cammina male, stretto a uno a uno, deve fare file indiane e cose, non sta bene. Mandano sempre, dicono le cose e rimandano sempre. Poi hanno detto di cambiare la strada, fanno legge e cose e poi non fanno più niente. Tanto per dire che vogliono fare, poi non si fa mai niente. Cioè, cosa non sta, che si fa presto a dire dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quell'altro e poi non si fa mai niente. E questa è la situazione che avete visto, anche qui un altro edificio poi alla fine abbandonato, possiamo dire. Forte stato di degrado. E che è un po' quello che poi succede, vale a dire che questo tipo di situazione porta al degrado inevitabilmente. Nei giorni scorsi con la nostra redazione ci siamo occupati anche, ma questa sera non ve lo proponiamo perché non sarebbe in tema, ma di tutti i negozi e fondi chiusi all'interno del centro storico. Ovviamente non si parla di fondi enormi, però diciamo c'è un tema che potrebbe in qualche modo essere simile, vale a dire quello degli affitti. Quando siamo andati a fare questo servizio alla nostra redazione è stato risposto che molti diciamo, di questi edifici, di questi negozi sono vuoti perché gli affitti sono troppo alti. Da questo punto di vista, magari qui torno con Massimo Progi che poi ogni giorno è come dire, a combattere con questo, no? Da questo punto di vista cosa si potrebbe fare sugli affitti per cercare di abbassare qualcosa o cercare di dare delle agevolazioni? Dunque, intanto voglio dire, gli affitti significa che i fondi hanno una proprietà e quindi non è che si può intervenire sulla proprietà privata. Credo che la stessa proprietà bisogna si ponga la domanda che tenere un immobile non locato pagandoci IMO, pagandoci TARI, pagandoci, cioè non sia proprio ampiamente remunerativo. Ma qui è stato il concetto è che è cambiata radicalmente anche il tipo di commercio della città, cioè noi siamo passati, cioè è cambiata la città, no? Quindi oggi naturalmente tutti andiamo a fare la spesa nei grandi supermercati, eccetera, o negozi di vicinato che sono in realtà, quindi tutte quelle piccole botteghe che erano il tessuto storico della città hanno meno ragione di esistere, cioè noi si può anche abbassare l'affitto del 50%, però nel conto economico generale non credo sia questo. Credo proprio, cioè, ci sono alcune vie, ora non faccio nome perché sennò sembra di voler, dove ci passano poche persone, cioè, certo. Quindi te comunque vendi oggetti a persone che ci passano. Noi abbiamo via Banchi di Sopra, via di Città, via dei Pellegrini, che sono quelle più importanti sotto il profilo turistico. Non pensiamo di poter far vivere queste botteghe con tutto rispetto solo con i senesi, perché questo non certo, è più certo, l'atteggiamento. Certo. Poi che ci si incaponisca a voler avere ancora dei risultati economici che erano frutto di un'economia che oggi non c'è più, e quindi ritorno al discorso di velocizzare anche gli interventi per ridare alito a questa economia, perché se non girano soldi non girano per nessuno. Questo è vero, però è anche vero che il negozio di frutta e verdura in 20 metri quadri oggi non è competitivo né con la Coop, né con la Conad, né con nessun altro fruitore. Quindi c'è da dire che da una parte c'è una situazione economica complicata, sono velocissimo, dall'altra bisogna c'è la presa di coscienza di alcuni diciamo, proprietari, bisogna capiscono che il tempo è cambiato. Insomma. Certo, certo, e questo potrebbe essere una soluzione. E questo potrebbe essere una soluzione. Allora, concludiamo questa puntata con una cosa, facciamo un gioco, che è così, io dico a ognuno di voi un edificio e voi mi dite, come un gioco appunto, cosa ci vorreste vedere in quell'edificio, va bene? Allora, io posso fare una battuta senza interrompere. È comunque una città straordinaria questa, ecco, indipendentemente dal fatto che ci sia un edificio più o meno o che ci sia una cosa, ma bisogna considerare che viviamo in un posto unico, con una qualità della vita importante, con una sicurezza personale importante,
Beh, se ci sono più edifici, meglio. Beh, credo anche proprio per questo motivo, proprio per questo motivo, certe situazioni si notano ancora di più, no? Certo, cioè, certo, proprio perché questo è assodato, quello che hai appena detto, questo tipo di edifici che poi portano questo degrado, ovviamente anche noi stessi magari non li accettiamo, diciamo così. Allora, il gioco iniziamo, decidete voi, io vi dico un Palazzo delle Papesse. Tocca a lui. Vabbè, io cosa ci starebbe bene? Qualcosa che ha a che fare con le attività dei bambini. Direi che siccome lo spazio museale mi sembra abbia avuto un default abbastanza significativo, cambierei rotta e andrei nella direzione di trovare uno spazio in cui possono trovare attività per i bambini che risiedono all'interno del centro storico. Albergo Toscana, l'abbiamo visto nelle immagini prima, non so chi vuol rispondere. L'albergo di per sé è una destinazione che ben si coniuga, cioè non è che magari sulla gestione forse quello che serve è avere anche una capacità di attrarre non solo la funzione ma proprio un'organizzazione, una professionalità. Io penso che gli edifici, al di là di tutto, hanno sempre un fascino, una loro caratteristica, e molto dipende da chi le usa. Quindi pensare è un gioco, dire questa o quella destinazione, ma poi ci deve essere dietro un operatore capace, perché altrimenti comunque io lascerei l'albergo, perché secondo me a Siena c'è bisogno. Manteniamo quella categoria. Sì. Poi abbiamo il Palazzo Monte dei Paschi in via Piandovile, angolo Valle Rozzi. Credo che la destinazione forse più logica sia quella di trasformarlo in appartamenti e implementare la zona, insomma. Certo, e concludiamo con il palazzo ex università per stranieri. Oh, ex università per stranieri? No, no, va bene, però io rimango indipendentemente da questo che mi avete proposto. Ma lì cosa ci facciamo? Secondo me il discorso dell'università, ma non il discorso dell'università perché si sta a ripetere un argomento già svolto, però a me questa città piace immaginarla piena di gente giovane, gente che viene qua a conoscere, a imparare, a scambiare, a contaminarsi con noi, e noi si contamina con loro, perché questa città deve uscire da questa autoreferenzialità, per cui se vengono delle esperienze nuove è importante. Io sono tanti anni che in altre sedi ho proposto che questa città aumentasse le sue facoltà, scegliendo facoltà d'eccellenza quali le facoltà di restauro, cose che ci mettono in contatto non con solo dei giovani ma anche con delle persone importanti che vengono qua apprezzando questa città. Però voglio vedere questi, d'altronde non ci si possono fare da appartamenti lì dentro, quindi ci vedrebbe bene un qualcosa attinente comunque con il mondo universitario e dei giovani. Sì, il mondo della formazione, però che ci sono giovani, che ci sono persone meno giovani che si vengono qua per formarsi, ma che si relazionano anche a questa città in maniera importante, non che vengano qua voltando le spalle, stando in una cameretta e dire questo qui è un tempo come una volta si faceva il militare, lo dobbiamo fare. E poi dopo si abbandona e rimane tra i ricordi. Bene, allora dobbiamo chiudere perché il tempo stringe, però è stato un argomento interessante che ci ha dato anche molti spunti, senza dubbio. Io ringrazio tutti i miei ospiti, grazie a Andrea Tanzini. Grazie a voi. Grazie a Massimo Brogi. Grazie a voi. Grazie a Massimo Mazzini e grazie ad Agostino Milani per essere stati con noi. Grazie ovviamente anche a tutti voi per averci seguito anche questa sera. L'appuntamento con Siena in primo piano è come sempre giovedì prossimo. Buona serata a tutti.